Nel video di oggi farò una lobby con poca gente ma estremamente selezionata. Abbiamo una buona fetta della top italiana e io dovrei pagare un'offerta a 25 euro per un gioco del genere? Ma così è vergognoso. E poi c'è la gente che mi viene a scrivere che Brawlstars è morto. Ma salve dottori, bentornati tutti in questo nuovo episodio di Stumble Guys. Eccoci qua, subito con una skippata. Tra l'altro mi esce il Ranger. Vabbè, bello il Ranger, ma sai cosa ti dico? Anche se mi ricorda un po' di Walking Dead, che l'altro giorno nel mega spacchettamento che abbiamo fatto c'è uscita la skin del baffo. Ragazzi, se non provo io la skin del baffo vorrei ben dire chi la prova. Ok, quindi facciamo un bel giro ancora di ruota e vado a mettere, tra l'altro ho passato un'altra skin del baffo se ci avete fatto caso. Ok, un gettoncino, proprio non ti sprecare mi raccomando. Andiamo su personalizza, trovo la skin del baffo, ma non mi vorrei dire che l'hanno messa tra quelle comuni. No no, ok, è almeno rara. Non so se farlo un po' più abbronzato, che mi ricorda come si chiama, Narcos. Ma lo farei così. Oddio, anche così in realtà. No, forse è più così. Ho dovuto scegliere una skin un po' come si deve, ragazzi, perché sto per fare un top video. Nel video di oggi farò una lobby con poca gente ma estremamente selezionata. Abbiamo rispettivamente un player con 1500 corone, uno con 2600, uno con 2000, uno con 2100, io con 60, uno con 1300, insomma uno con 1700. Abbiamo una buona fetta della top italiana e faremo una mini lobby di apprendimento proprio, ok? Quindi hanno dato disponibilità per fare un po' di partite con me. Li farò giocare e vediamo cosa succede. Valgono le emote, lo dico subito. Possibilmente anche quella dell'abbraccio, che devo capire effettivamente come stracacchio si usa, perché io continuo a usare le altre due, ma quella dell'abbraccio non è niente proprio. Ok ragazzi, abbiamo startato tutto. Vediamo un pochettino che cosa succede, ragazzi. Cannon climb, vabbè, qua già qualcosina si potrebbe vedere. Vediamo un po', ragazzi. Io sono pure in prima fila, quindi in teoria sono imbattibile, ma chissà quali saranno i pro player, insomma, proprio non si riesce a capire. Tutti con la skin speciale, mannaggia loro. Ok, abbiamo questo Andre Hit. Ok, ah, ma cosa? Ma... avevo detto emote on, ma non con tutta questa cattiveria, ragazzi, voglio ben dire. Questo qua mi falcia sicuro, me lo sento. Non ci credo. Allora, aspetta. No, no, ma dai. Sta diventando complicata anche la qualificazione del primo round qua, ragazzi. Non è possibile qualificare. Niente, raga, non si riesce a qualificarsi. Che bestiacce. Ok, siamo su Jungle Roll. Adesso vediamo un po'. Io cerco di giocarmela con loro, raga, ma capite bene. Ok, qua lo spawn è un disastro. Ok. Ah, vedi? Ah, loro si muovono. Dopo il ponte si spostano subito sulla destra, hai capito? Non pensavo, ragazzi. Cioè, pensavo che lo facessero anche dopo i salti, invece no. Sì, vabbè, ma guarda quanto terreno hanno guadagnato. Sì, vabbè, io guarda quanto terreno mi vado a mangiare. Ma raga, ma dove cacchio? Cioè, sti qua sono già al traguardo. Guardali che elementi. Ma dove sono gli altri, scusa? Ah no, ok, erano dietro. O stavano trollando, tipo. Oh, raga, non ho capito. Comunque c'è anche Jin, non so se ve lo ricordate. È il pro player giovanissimo di cui parlavamo l'altro giorno. Vi ricordo, se vi siete persi video andatelo a vedere. Ha solamente 12 anni e ha qualcosa come 1500 corone. Per carità, io ne ho 16, ragazzi, quindi non è tanto più di me. Però 12 anni, cavolo, caspita. Allora, vediamo un po'. Siamo in finale. Adesso ci sarà da ridere. Aiuto. Pensa se esce tipo una block dash. Che disastro che... No, è una Lost Temple. Vabbè, ci sta comunque Lost Temple. Sono abbastanza forti in Lost Temple. Se ho un bello spawn, cosa che c'ho, sinceramente, posso anche fare cose. No, no, posso fare cose cosa? Ma posso fare cose dove? Non ci credo, raga. E mi sono fatto prendere dall'emozione. Mi sono fatto prendere dall'emozione, ragazzi. Cosa volete che vi dica? Ha vinto cappe, ragazzi. Ad ogni modo, ragazzi, io credo che queste partite, per carità, adesso ho fatto ridere in Lost Temple, vi chiedo scusa umilmente, possono insegnare un sacco di cose, anche piccoli dettagli che però vi fanno vedere, ad esempio, in Jungle Roll, come dopo il ponte loro abbiano subito preso la lane destra, che è quella corretta, ecco, infatti la rigiochiamo. Poi puntualmente, quando si gioca con dei giocatori forti, il gioco mi deve dare sempre le stesse mappe, è una cosa veramente incredibile. Vabbè, ok, attenzione, ok, buono, vediamo se per caso mi scappa. Oh, mi hanno pure spinto, tutto sommato l'hanno fatto sicuramente con gentilezza. Il sorpasso di Ferre, ragazzi, attenzione, sono sempre stato un problema.
Ragazzi, no, che caspita con queste skin speciali. Che palle che siete, veramente. Siete una roba veramente imbarazzante. Guardate, non si può. Sembra proprio matematico. Un giocatore, un pro, ha per forza la skin speciale. Boh, non lo so. Tra l'altro è fantastico perché comunque sono una bella community. Si conoscono un po' tutti, come anche sugli altri giochi, giustamente. E il maranza di Stamble. Rocket, ragazzi. Bello. Qualificati e i gialli muti. Allora, ragazzi, se riesco a vincere questa, penso che era proprio l'unica lobby che vi poteva permettere. Ok, niente ragazzi. Allora, la prima modalità è uno schifo, la seconda modalità è uno schifo, la terza modalità, ragazzi, probabilmente qua ne vedremo delle belle, perché no, ma dai ragazzi, ma mi hanno fatto tipo un pugno più spinta, mi ha tirato anche un calcio, secondo me. No, guardali come si abbracciano. E qua, ragazzi, Nanne e Migu se la giocano, Non ci credo. Ragazzi, Nanne la spunta lui. Mamma mia, che bestiacce che siete. Mi si è buggato, raga, non mi funziona più. Devo riavviare il games. Che gioco, veramente, ragazzi, che gioco. Dai, zio. Cioè, ma vedete? Cioè, non è colpa del device. Sto giocando con un iPad, ragazzi, da 1400 euro. Aghi, cioè, ci rendiamo conto? Oh, non si avvia neanche più. Non mi trovo neanche partite normali, ragazzi. Ah, devo riavviare l'intero iPad. Stick is. Ah, riavvierò l'intero iPad. Ok, è andata. Ho fatto crea e mi è entrato nella lobby di un altro, raga. Cioè, raga, ho fatto crea e c'ho sta situazione qua. Ma che è? Ma nulla. Ma chi sono sti qui? Ma non lo so, raga. Creiamo gruppo. E si è buggato di nuovo? Ma stai scherzando? E io dovrei pagare un'offerta a 25 euro per un gioco del genere? Io devo pagare 25 euro per un gioco così? Ma così è vergognoso. Padone arriva a gamba tesa, 335 sub regalate. È già primo e ancora più primo, ragazzi, ormai nella top. E poi c'è la gente che viene a scrivere che Brawl Stars è morto. Che Brawl Stars è morto, ragazzi, mi vengono a scrivere. Brawl Stars è un gioco fatto con i fiocchi, ragazzi. Vi mette 50.000 robe nelle update, vi fa cagare. Arriva questo che non si riesce neanche a giocare, fa un update e mette una modalità. La gente come stracchio ragiona, la gente, mi domando. Stumble Guy è un gioco semplice. Sì, tra un anno giocheremo con i puzzle direttamente su. Sto video lo tengo così. Io ne ho visti di bug che magari ti impedivano di giocare qualcosa perché funzionava male o ti rendevano OP qualcos'altro. Ma qua si parla di non riuscire a giocare, raga. Non sto neanche scaricando nulla, la mia connessione va, sono in streaming anche. Cioè, se provo ad avviare Brawl, ragazzi, sto Supercell, un attimo me lo avvia. Se provo ad avviare Boom Beach, easy, me lo avvia. Apro Clans, metto un attimo, ok, me lo avvia. Apro i Day, che c'ha più anni di me, tra un po', qualche secondo mi avvia tutto, ragazzi. Io non capisco com'è possibile. Tra l'altro li ho tenuti tutti quanti aperti. Non capisco com'è possibile. Stumble Guy non mi si avvia. Vieni con me su Fall Guy che facciamo coronem a volontà. Disinstalla sto gioco, boh. Vabbè, se me l'ha scritto lui che è un top in Italia, cosa devo dire? Ok, stanno entrando. Ha startato la partita. Vamos. Io vi voglio tanto bene, lo sapete, ragazzi. La faccio sta partita perché voglio portare il content, ma è l'ultima. Per oggi questa è la mia ultima partita perché un attimo mi si sta formando una vena. Non so se si nota un attimino sulla fronte proprio. Sarà il buffo di questa skin che è troppo potente. Ma che cosa? Che bestia sto gioco oggi? Me lo spiegate? Madonna santa, veramente. È veramente difficile. In questo momento per me è veramente un momento molto, 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 molto difficile, ve lo giuro. Oh mio Dio, veramente. Allora, andiamo veloci. In ice. Questa qua è una mappa che, insomma, dai. No, zio, sbagliato tantissimo. Ok, attenzione qua. No, dai, bestiaccia grama, anche te. Poi gli ho detto di usare le emoji, giustamente, ragazzi. No, cosa ho combinato? Ma cosa fanno? Ma what? Ma cosa fa? Ha fatto un trick a caso assurdo, ragazzi. Non so se avete visto Andre cosa ha fatto. Andiamo in finale e mi raccomando, ragazzi, questa camera la lasciate vincere a me. Almeno una corona me la sono meritata, eh. Qua adesso fate i bravi, vi levate di torno. Veramente sei terrificante, sei. Ma guarda che... Ma ho pure saltato, mi ha preso lo stesso anche in aria. Guarda Andrea. Oh, la spunta, è incredibile. Guardali. Guarda, sono veramente subdoli. È una roba pazzesca. Io voglio vedere questo poveretto, lo prendono in due.
Niente. Ciao Ciccio. Secondo me Migu qua la vuole portare a casa, non è che vorrei dire. Infatti, raga, ci sta. Oh, hanno vinto sempre le skin dei samurai verdi. Ma vuoi vedere che il samurai verde è la skin speciale più forte? Di sicuro o mi esce a me, oppure non. L'offerta dopo il video di oggi, di sicuro non la scioperò, ragazzi. Ero indeciso se prendere quell'offerta lì. Basta. Ah, tra l'altro Cap era in lobby ed è crashato. Non dico niente, raga. Tra l'altro Cap mi dice riconnessione al gruppo e si è bloccato di nuovo. Ragazzi, io vi ringrazio tutti per la visione. Chiudo. Time out, ragazzi, time out. Ci vediamo domani. Domani è un altro giorno. Per oggi basta. Un saluto a tutti. Un like, mi raccomando, di incoraggiamento. Ragazzi, un beso, un Jeff a tutti. Ciao a tutti.